messa mantenuta al via i lavori per rinforzare le scogliere soffolte a Ponte Sasso di Fano, un intervento atteso dagli operatori balneari che negli anni hanno subito danni ingenti alle strutture a causa delle mareggiate. Caldo record, temperature sopra la media, a risentirne sono anche gli animali, le mucche producono il 10% di latte in meno. Più di 1000 firme raccolte in meno di un mese per le primarie del centro-sinistra a Fano, la soddisfazione di Mascarin in comune che commenta un risultato oltre le aspettative, serve questo entusiasmo per vincere le prossime elezioni amministrative. Partito il campo missionario diocesano 2023, oltre 30 i giovani partecipanti in 5 parrocchie della diocesi. Domani i ragazzi faranno tappa a Montefalcino e venerdì a Lucrezia. Conterranea arriva a Monbaroccio per una serata tra scienza, spiritualità e sapori DOP. Appuntamento per venerdì 21 luglio. Un viaggio nel cibo di strada da giovedì 20 a domenica 23 luglio. Calcinelli di Coglia al Metauro sarà la capitale del gusto con track provenienti da varie parti d'Italia. Buonasera e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Motoponte in azione questa mattina a Ponte Sasso di Fano per la realizzazione e sistemazione di 4 setti già esistenti di scogliere nella zona sud della foce del Rio Crinaccio. Sentiamo i dettagli nel servizio curato da Filippo Pucci. Alle prime ore di questa mattina lungo la costa di Ponte Sasso a Fano sono iniziati i lavori di sistemazione delle scogliere soffolte da ormai diversi anni. L'intervento riguarda 4 setti già esistenti a sud della foce del Rio Crinaccio. Per un costo totale di oltre 200.000 euro le operazioni avranno una durata di circa una settimana, a seconda anche delle condizioni meteomarine. Sono lavori importanti, da tempo attesi, e che danno una risposta molto importante a tutti gli operatori balneari che ci sono in questa zona. Siamo sicuri, perché già in passato siamo intervenuti, che dal momento in cui sistemeremo queste scogliere aumenterà la spiaggia e quindi aumenterà il turismo, un intervento che porterà 4.000 tonnellate di scogli nuovi appunto a rinforzare le scogliere che nel tempo si sono, diciamo, degradate, si sono mossi i massi. Sono 4.000 tonnellate, i lavori li sta facendo la ditta Mentucci di Senigallia, e in questo momento stanno scaricando dalla nave che appunto arriva dalla Croazia, e poi metteranno gli scogli sulle scogliere per poi sistemarli i prossimi giorni. Contemporaneamente la stessa ditta ha avuto l'incarico anche di iniziare lavori presso la diga foranea del porto di Fano per alcune quantità di scogli, quindi in queste ore, in questi giorni, il lavoro sarà quello di depositare gli scogli e poi verrà successivamente posizionata a regola d'arte la scogliera in maniera tale che si possano dare risposte. In passato i lavori che hanno riguardato Ponte Sasso sono stati importanti e hanno riguardato il tratto a nord del Rio Crinaccio, e abbiamo visto che nonostante insomma siano stati fatti solo l'anno scorso, c'è già stata una risposta perché le spiagge sono aumentate. Soddisfatti gli operatori balneari della zona che nel corso degli anni hanno segnalato più volte i problemi all'amministrazione comunale, soprattutto durante le forti mareggiate. Finalmente sono arrivate le scogliere, tanto sospettate scogliere. Spero che si risolva e ci dia spiaggia il prima possibile. Sicuramente fino al prossimo anno non vedremo miglioramenti delle spiagge, però già questo è un primo passo e un modo per far respirare un pochino anche i turisti e dare un pochino di speranza anche a loro, visto che quest'anno siamo un po' tanto sacrificati. E volevo ringraziare sia Seri e Fanesi per l'impegno che ha messo per portarci questi scogli, anche se non sono tantissimi, però già è un primo passo. Aspettiamo un nuovo progetto, così almeno facciamo un bel lavoro come Cristo comanda. Un operaio di 75 anni è morto a seguito di un malore che lo ha colto nel cantiere Amazon di Vallesena in provincia di Ancona. Si tratta di un addetto ad una gru originario della Campania. Sul posto il 118 e i carabinieri, secondo le prime informazioni, pare che l'uomo avesse tutte le certificazioni mediche per operare in quel ruolo e non si esclude che il malore sia legato alle alte temperature di questi giorni.
Prosegue il caldo record sulla penisola italiana, l'allerta resta alta, a rischio anche animali domestici e da fattoria. Sentiamo. Caldo record in Italia da nord a sud con temperature anche oltre i 40 gradi. A risentirne, oltre agli uomini, anche gli animali domestici e quelli da fattoria. Secondo Coldiretti, a causa delle alte temperature, le mucche stanno producendo circa il 10% del latte in meno rispetto ai periodi normali. Applicate le misure anti-afa nelle fattorie, gli abbeveratoi lavorano a pieno ritmo e sono entrati in funzione anche ventilatori e docette refrigeranti. Com'è cambiato il vostro lavoro? Il nostro lavoro cambia molto nei giorni di luglio perché siamo qui al pascolo ad aprire gli animali dal mattino presto, quindi alle 5 del mattino loro devono essere liberati e venire al pascolo, quindi cerchiamo di anticipare tutto per farli stare più freschi e liberarli già dalle 5 del mattino, perché purtroppo i nostri devono essere dentro i recinti, dentro i capanni, perché girando il lupo li dobbiamo mettere dentro tutte le sere e riaprire il mattino, però ci convivono bene tranquillamente così. Speriamo che, come ha fatto fino adesso, ci siano intervallato da acquazzoni, speriamo non forti, in modo tale che non ci porti giù delle frane come è già successo un mese fa, però ecco, magari dopo questa settimana di caldo, se già facesse un temporale sarebbe molto meglio. Effettivamente in questi anni il clima è cambiato. Io lo riscontro, noi siamo qua ormai da 10 anni e lo vediamo soprattutto da certi tipi di vegetazione, tipo alcuni alberi che non ce la fanno a passare l'estate, quindi si seccano, oppure delle fioriture strane, abbiamo visto delle fioriture di alberi da frutto a gennaio, cose che non fanno bene agli alberi, e notiamo che anche la natura sta reagendo in maniera strana a questi cambiamenti climatici. Temperature sempre più alte e il grande caldo non accenna a fermarsi. Per chi possiede animali domestici è importante seguire alcuni piccoli consigli. Un consiglio per i nostri animali può essere quello sicuramente di evitare di portarli fuori nelle ore più calde della giornata, preferire magari gli orari un po' più freschi, mattina e sera, portare sempre a disposizione una ciotola con dell'acqua per fornire acqua ai nostri animali e eventualmente rinfrescarli nel caso in cui doveste notare problematiche di affaticamento o problematiche di surriscaldamento dell'animale. L'asfalto può essere un nemico, quindi preferire sempre, magari se possibile, terra o comunque zone ombrose, per evitare comunque sia che l'asfalto rovente possa andare in qualche modo a surriscaldare i polpastrelli dei nostri cani e quindi creare anche lesioni a livello dei polpastrelli. Una cosa importante sono porre attenzione su quelle che sono razze di cani particolarmente predisposte a quello che può essere il colpo di calore, quindi i cosiddetti cani brachicefalici, carlini, bulldog francesi. Per quale motivo? Perché questi animali hanno una minor capacità di rinfrescarsi autonomamente. Sono arrivati in questi giorni di temperature così alte cani in pronto soccorso? Sì, sono arrivati dei cani che nonostante la passeggiata serale iniziavano ad avere sintomi di colpo di calore, cioè aumento della frequenza respiratoria e iniziava a produrre più saliva, quindi ai lati della bocca c'era appunto bava e l'animale iniziava ad abbattersi. In questo caso ovviamente bisogna subito ricorrere al veterinario e nel frattempo il proprietario può prendere un asciugamano, bagnarlo, avvolgerci l'animale e se ha a disposizione quei ghiaccioli che si tengono in frigorifero per rinfrescare le bevande, e si possono mettere nelle linguine e nelle ascelle, ovviamente con un po' di Scotex attorno in modo da non avere un contatto diretto, e ovviamente vanno portati dal veterinario. Cani sulla spiaggia, indicati o non indicati? L'importante è che ci siano spiagge attrezzate, perché ovviamente anche l'ombrellone stesso non è, nelle ore calde non è sufficiente. Il cane va bagnato, se fa il bagno in acqua va risciacquato, deve avere sempre acqua fresca a disposizione, comunque è un'attrezzatura che gli permette di stare al mare in tranquillità, ecco, come fosse, diciamo, un bambino piccolo, quindi con tutti i riguardi.
A proposito di cani in spiaggia, è sempre maggiore la richiesta di poter trascorrere le proprie vacanze in compagnia dei nostri amici a quattro zampe in zone di balneazione predisposte all'accoglienza e alla cura degli animali. Sentiamo il servizio curato da Stefania Bonomi. Una famiglia marchigiana su due ospita in casa almeno un animale da compagnia. Cani e gatti diventano dei veri e propri membri del focolare domestico, nutriti e curati con estrema attenzione. Anche quest'anno la nuova ordinanza 2023 conferma la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio animale al mattino dalle 6 alle 8 e di sera dalle 18.40 alle 21. Mentre il gatto si gode il giardino di casa o un terrazzo ombreggiato, il cane spesso segue il padrone anche nei piacevoli momenti di relax. E una delle maggiori richieste del turista è proprio quella di poter trascorrere le sue vacanze insieme al suo amato compagno a quattro zampe, garantendo la sorveglianza dell'animale che deve comunque essere condotto in mare con il guinzaglio senza lasciarlo mai incustodito anche durante la balneazione. Che tipo di servizi dà la spiaggia dei cani? Dà la possibilità di stare in spiaggia tutto il giorno con libero accesso all'acqua, che è un servizio particolarmente, secondo me, utile se hai dei cani che stanno volentieri con te in spiaggia, oltre ai normali servizi, una spiaggia attrezzata per le persone. È la prima volta che venite a Fano? A Fano sì, assolutamente sì. Quindi voi cercate, quando venite, andate in vacanza, una spiaggia per i cani? Assolutamente, assolutamente sì. Loro si sono divertiti a tuffarsi sulla piattaforma, per cui assolutamente nulla da dire. Ma mentre a Fano la spiaggia degli animali dell'Arzilla è perfettamente organizzata, oltre che bacino di accoglienza anche del turismo limitrofo, quella di Pesaro resta ancora senza gestori, frequentata comunque da famiglie di bagnanti che non vogliono separarsi dai loro cani. L'idea di investire e costruire uno stabilimento esclusivo per animali viene più o meno intorno al 2000 e va di pari passo anche con il comune di Fano, che aveva fatto nascere la prima spiaggia per animali. Poi successivamente sono stati fatti dei bandi, ne abbiamo avuto l'assegnazione e ormai sono 7 stagioni che gestiamo questa struttura, che è diventata importante non solo per i cittadini ma anche per i turisti che comunque scelgono la nostra città per questi determinati ed esclusivi servizi, perché sono degli servizi secondo noi ad alto livello ma anche secondo le persone che ci scelgono. C'è un piano spiaggia che prevede la possibilità di avere un'area dedicata agli animali e nella zona di Baia Flaminia. E abbiamo partecipato al bando negli anni scorsi con un nome che era anche molto grazioso, perché si chiamava Baia Flaminia, ma quest'anno per vari motivi il bando è uscito abbastanza in ritardo, ma anche la disponibilità di materiale, quindi ombrelloni e lettini, era difficile da reperire, oltre che al personale abbiamo deciso di non partecipare. Veniamo qua da Giovanni perché ci troviamo benissimo. Abbiamo abbandonato le spiagge di Pesaro davanti a casa e preferiamo venire qua a farci tutti i giorni o quasi 10-15 chilometri, ma preferiamo venire qua. È stato mezzo Europa, anche col cane, anche in Italia, ma una struttura così io non l'ho vista da nessuna parte, quindi bisogna fare i complimenti a Giovanni in primis perché per la struttura che ha fatto, ma anche al sindaco, alla giunta di Fano, che troppo a Pesaro queste cose non vengono fatte. Vedo che viene gente, io ho conosciuto gente qui che viene da fuori, da Verona, da Milano, da Torino, dall'estero, e quindi vuol dire che è ben recepita. In compagnia del nostro pet, la regola resta sempre la stessa. Oltre alla tutela della salute dei nostri animali, un occhio di riguardo deve sempre essere dato anche alla buona educazione. Torniamo alla cronaca. Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada statale 16 Adriatica, si è verificato un incidente tra un'auto, una Volkswagen con targa romena e uno scooter. Entrambi viaggiavano in direzione Pesaro. Il conducente dello scooter, nonostante la caduta, è rimasto sempre cosciente e non ha riportato seri danni. Sul posto l'ambulanza, anche se non è stato necessario l'intervento. Il conducente, infatti, è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Pesaro. Sul luogo incidente anche la polizia locale. Sono state più di 1000 le firme raccolte in meno di un mese a sostegno delle primarie del centro-sinistra a Fano. L'annuncio è stato dato questa mattina dal promotore dell'iniziativa Samuele Mascarin, candidato sindaco insieme al comitato. Questa mattina presentiamo come comitato Fano Primarie il risultato della campagna iniziata meno di un mese fa
per la raccolta firme a sostegno della convocazione delle elezioni primarie del centrosinistra a Fano. Il risultato è stato anche al di sopra delle nostre aspettative, perché appunto in meno di un mese sono state oltre 1000 le cittadine e cittadini che hanno sottoscritto insieme a noi l'appello. L'appello rivolto a tutte le forze del centrosinistra cittadino per richiedere la convocazione urgente delle primarie, individuando in questo strumento la leva di un processo democratico di partecipazione che consenta alle cittadine e cittadini, al popolo del centrosinistra, di poter scegliere in maniera libera, trasparente, senza condizionamenti, democratica, quelli che sono i programmi e i candidati o le candidate migliori per battere la destra alle elezioni amministrative del 2024 e vincere la sfida per il governo della città. La raccolta firme ad oggi è a quasi 1100 e abbiamo fatto banchetti, incontri, iniziative e ovviamente lo strumento del portale online che ha aiutato tantissimo i singoli cittadini che anche fuori dalle reti relazionali hanno voluto partecipare e dare il contributo. Abbiamo raccolto la disponibilità di decine e decine di donne e uomini a partecipare all'impegno nelle prossime settimane per strutturare le primarie nella nostra città e sicuramente questa è un'energia e un entusiasmo che non sono di qualcuno, sono un'energia e un entusiasmo che sono una ricchezza e un patrimonio per tutto il centro-sinistra e noi ovviamente ci auguriamo che questo processo democratico si possa allargare, possa crescere, perché abbiamo bisogno di questa passione, di questa energia, di questo entusiasmo, non di decine ma di centinaia, di migliaia di persone, per fare in modo che il centro-sinistra possa fare le scelte migliori e soprattutto possa vincere le prossime elezioni amministrative. Dopo il rinvio a causa delle temperature elevate, domani pomeriggio alla Memo di Fano verrà presentato il PRG dell'area urbana della città. Sentiamo. Allora, continuano da parte dell'amministrazione comunale gli incontri che facciamo esponendo la proposta di piano regolatore della città di Fano ai residenti, agli abitanti dei vari quartieri. Ne abbiamo fatti ormai una decina di incontri, abbiamo verbalizzato tutti i suggerimenti che arrivano dalla gente, da chi partecipa e le persone in genere si mettono intorno a un tavolo con noi e cercano di capire come migliorare la città pubblica nei loro quartieri. E il prossimo incontro è un incontro importante perché sarà un incontro che riguarderà, diciamo, l'area urbana. Si terrà giovedì 20 alle ore 17.30 presso la Mediateca Montanari in città e riguarderà appunto i quartieri dell'area urbana, ovvero la zona del litorale, Lido, Sassonia, Baia Metauro, ma anche la Paleotta, il Poderino, Fano 2, i Passeggi, San Cristoforo, ma anche gli altri quartieri periferici che sono cresciuti intorno alla città, che ormai sono diventati molto popolosi, come Sant'Orso, San Lazzaro, Vallato e Madonna Ponte. Questa è, diciamo, l'impostazione che abbiamo dato. Alle ore 17.30 ci sarà la presentazione delle proposte da parte dell'amministrazione comunale, alle 18.30 si creeranno dei focus group dove ognuno potrà appunto suggerire per migliorare la città pubblica le proprie idee e noi tutte queste idee, come abbiamo fatto in passato, le verbalizzeremo e ne terremo conto nella discussione che il piano regolatore potrà avere a partire da dopo l'estate. Questo è un invito, quindi giovedì 20 alle ore 17.30 alla Mediateca Montanari per tutti coloro che fossero interessati e che possono portare anche un contributo prezioso di suggerimento utile all'amministrazione comunale per migliorare un lavoro già svolto. Al cimitero di Rosciano è tutto fermo, nonostante gli annunci ancora non sono partiti i lavori di ampliamento per rispondere all'emergenza loculi. I consiglieri della Lega Fano hanno presentato un'interpellanza in Consiglio Comunale per far sì che la Giunta dia risposte alle tante richieste dei cittadini. Nonostante gli annunci, si legge in una nota dei leghisti, fatti a fine maggio 2022 dall'ex assessore Fabiola Tonelli e dall'attuale assessore Sara Cucchiarini, ancora non sono partiti i lavori per una nuova ala di 610 loculi e 128 ossari per 1.425.000 euro di spesa. Non solo, hanno proseguito i consiglieri, l'assessore Cucchiarini all'epoca aggiunse che entro la fine dell'estate 2022 sarebbero stati definiti i costi dei loculi e degli ossari, tanto da poter aprire le prenotazioni e le vendite anticipate. Purtroppo alle parole non sono seguiti i fatti.
Partito a pieno ritmo il campo missionario diocesano di Fano, tanti giovani partecipanti che saranno impegnati in 5 diverse parrocchie del territorio per la raccolta di generi alimentari per i bisognosi, nella formazione e un momento di festa serale. Ieri i ragazzi hanno toccato la parrocchia del Vallato, dove siamo andati per incontrarli. Sentiamo i dettagli e quali sono le tappe nel prossimo servizio. Più di 30 ragazzi provenienti dalla diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli-Pergola stanno vivendo questa settimana al campo missionario diocesano, in programma dal 16 al 22 luglio, che ha il compito di far vivere un'esperienza ecclesiale di fede e di condivisione con l'altro, e con l'obiettivo che il tutto si trasformi in uno stile di vita. Come ogni anno sono 5 le parrocchie ospitanti: lunedì Pesaro, martedì Vallato di Fano, mercoledì Apecchio, giovedì Montefelcino Sterpeti e venerdì Lucrezia di Cartoceto. Nella giornata di domenica 16 i ragazzi, insieme ai nuovi direttori di questa edizione, Sebastiano Lucarelli e Aurora Secchiaroli, agli animatori e ai missionari comboniani, hanno avuto modo di conoscersi e di capire come si suddivide una giornata del campo. Ogni giorno i ragazzi saranno accolti da una parrocchia diversa. La giornata inizia con la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione da donare alla Caritas parrocchiale. Al pomeriggio poi si ha la formazione dei missionari comboniani e la giornata poi si conclude la sera con la festa, appunto, nella parrocchia che ospita i ragazzi. E invece qual è il tema di questa edizione? Il tema del campo di quest'anno è C'è fretta nell'aria. E C'è fretta nell'aria è una delle frasi dell'inno della Giornata Mondiale della Gioventù del 2023, che si svolgerà a Lisbona. E infatti il tema di quest'anno si ispira appunto alla Giornata Mondiale della Gioventù. E durante questo campo saremo accompagnati da missionari comboniani, ci seguirà nello specifico Padre Raul, e ogni giorno poi ascolteremo testimonianze diverse, come ad esempio al Vallato, a San Paolo, abbiamo ascoltato la testimonianza di Simone, un seminarista che ha trascorso 2 anni nelle Filippine. A dare il proprio saluto al prelato di Fano, il direttore del centro missionario diocesano Marco Gasparini, che ha augurato un buon cammino ai ragazzi insieme al nuovo vescovo Andrea Andreozzi, che verrà nuovamente a trovare i giovani nelle parrocchie. Vi aspettiamo giovedì 20 a Montefelcino e venerdì 21 a Lucrezia per la serata organizzata dai ragazzi presso la parrocchia, alle ore 21. Potete seguire i nostri ragazzi tutti i giorni e tramite le nostre pagine social, digitando CM di Fano su Facebook, su Instagram o anche su Telegram. Dopo il successo della scorsa edizione, a Calcinelli di Coglie al Metauro torna lo Street Food Festival con piatti tipici italiani, birre artigianali ed europee e musica fino a tarda notte. Calcinelli torna ad essere la capitale del gusto con la seconda edizione dello Street Food Festival. Da chi ha organizzato l'evento e che cosa prevede? Sì, l'evento è organizzato dall'associazione Gente di Strada con il patrocinio del comune di Coglie al Metauro. Dopo il grande successo dello scorso anno abbiamo deciso di riproporre questo festival dello street food, nel quale sarà possibile degustare prodotti provenienti da varie regioni d'Italia. Avremo la bombetta pugliese, ci sarà la pizza fritta napoletana e ci saranno anche delle tipicità più della regione Marche. Avremo il pesce fritto, avremo l'oliva all'ascolana, oltre a diversi truck che si occuperanno delle bevande con anche birre artigianali sia italiane che europee. L'evento si svolgerà a Calcinelli in piazza Pio Franchi dei Cavalieri da giovedì a domenica all'orario di cena, e tutte le sere saranno accompagnate da musica dal vivo, e mentre sabato sera invece ci sarà un DJ per mangiare allietati con della buona musica. Rispetto all'edizione dell'anno scorso, quest'anno saranno presenti più truck per cibo e bevande. Quindi vi aspettiamo a Calcinelli da giovedì a domenica. Invece venerdì l'evento Conterranea arriva a Palazzo Guidobaldo del Monte a Monbaroccio per una cena spettacolo sotto le stelle tra filosofia, teatro ed enogastronomia. È un originale omaggio a Franco Battiato. Il servizio è di Simona Zunghetti.
Venerdì 21 luglio Conterranea farà tappa a Monbaroccio offrendo una serata all'insegna della scienza, della spiritualità e della buona tavola. Il format promosso dai comuni di Cartoceto, Monbaroccio e Colli al Metauro insieme alle Proloco si propone di esplorare le terre dell'unica dopo le aree delle Marche, traghettando il visitatore in un percorso di riflessione e conoscenza tanto delle peculiarità del territorio quanto delle tematiche che lo caratterizzano. Ad ospitare la serata, dal tema fede e ragione alla ricerca di una terra d'incontro con inizio alle 20:30, sarà Palazzo Guidobaldo del Monte. In omaggio agli 800 anni dalla nascita del santuario del Beato Sante, la serata cercherà di unire fede e spiritualità a scienza e ragione, creando un dialogo tra due modi di indagare il mondo spesso contrapposti. Attraverso questo filo conduttore, la serata seguirà il consueto format che combina la scoperta del territorio attraverso i piaceri enogastronomici e gli aspetti artistico-culturali e musicali. Il menù invece sarà curato da Sergio Zebele e Anna Elisa Dell'Unte con il supporto del gastronomo e sommelier Otto Lorenzi, che accompagnerà gli ospiti nel racconto dei vini degli oli DOP Cartoceto provenienti da uliveti monbaroccesi. L'evento vedrà ancora una volta la partecipazione dell'attore Filippo Paolasini sul palco insieme al filosofo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Paolo Ercolani. Inoltre Elena Ludovici e il suo trio presenteranno un progetto musicale che partirà da un omaggio a Franco Battiato. Il viaggio di Conterranea si concluderà sabato 29 luglio a Cartoceto con una cena spettacolo presso il Belvedere di Piazza Marconi. Venerdì 21 luglio alle 18:30 a Palazzo Bracci Pagani in Corso Matteotti a Fano verrà presentato il libro intitolato Il mio fiore all'occhiello di Claudia Romagna. Nel volume si racconta la storia di una famiglia che affronta con forza e coraggio la diversità. Con amore e determinazione si legge nella locandina dell'evento: chiunque ce la può fare. Durante l'iniziativa, che gode del patrocinio del Comune e della Fondazione Carifano, interverranno il sindaco Massimo Seri e l'assessore al welfare Dimitri Tinti. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire la sfilata Notte in Moda che si è tenuta all'anfiteatro Rastatt a Sassonia di Fano. Vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al 338 4968 250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.